Domani inizieranno i lavori della rotonda nell'asse via De Gasperi Ponte San Francesco all'interno del progetto Percorso Traffico Zero. Questo è il punto più importante, cruciale, dove c'è più traffico e dove appunto c'è più pericolosità. Domenica iniziano i lavori, faremo una rotonda di prova dove appunto aspetteremo 20 giorni per poter guardare, constatare realmente gli spazi e per far sì che tutti i mezzi possano transitare in scioltezza. E non si potrà più attraversare come avviene oggi l'incrocio in questo modo, sia per salvaguardare gli studenti ma anche per salvaguardare chi transita con i mezzi. Quindi farò un incontro negli istituti appunto per far capire ai ragazzi l'importanza del rispettare le regole, quindi l'importanza di attraversare sulle strisce pedonali che saranno strisce pedonali protette. Sarà fatto un intervento completo anche per quanto riguarda i sottoservizi. Faremo in modo che quest'opera nessuno venga a romperla il giorno dopo per una rottura o per altre problematiche. Porteremo fuori dal cantiere tutte le opere sotto da dover realizzare, quindi verrà cambiato anche il tubo principale dell'acquedotto del Ruzzo. Questo comporterà disservizi o ritardi? No, non particolarmente gravosi. È chiaro che ci saranno dei giorni in cui ci sarà maggior disagio, infatti abbiamo aspettato la chiusura della scuola appunto per evitare tutto questo. Ci saranno dei cambiamenti anche su alcune linee, ma tutto limitato a pochissimi giorni.